sono Veronica Trapletti, presidente di San Paolo Tamburello. Siamo molto contenti che per il secondo anno abbiamo potuto organizzare insieme alla federazione la tappa nazionale delle giovani promesse. Per l'edizione 2023 abbiamo duplicato i numeri rispetto all'anno scorso, siamo arrivati a 24 società partecipanti provenienti da tutte le province del Piemonte, della Lombardia, del Veneto. Abbiamo avuto più di 200 atleti e nell'arco di tutta la manifestazione abbiamo giocato più di 150 partite tra la categoria dei mini pulcini, pulcini e esordienti. Sono state giornate molto intense che hanno sfruttato tutto il comprensorio sportivo di San Paolo d'Argon con ben 11 campi, di cui 5 ricavati sul campo sintetico, 3 nei palazzetti e 4 negli spazi aperti tra i campi di basket e i campi da tennis. Tanto entusiasmo, tanti partecipanti, tantissime partite, appunto come dicevo prima, 150 partite, e questo è sicuramente la miglior cartolina che possiamo offrire a chi conosce il nostro sport per la prima volta. Giovani Promesse è un progetto giovanile che coinvolge appunto i più piccoli, under 8, 10, 12, con lo spirito semplicemente di farli giocare tanto, il più possibile, e di farli divertire. Alla fine della tappa di ogni circuito che si fa in ogni realtà, in ogni regione, non c'è un vincitore, non c'è un vinto, ma vincono tutti semplicemente per aver giocato e per essersi divertiti. Naturalmente c'è anche un risvolto positivo per le società, perché più partecipano, più i bimbi giocano e più acquisiscono un punteggio. Questo punteggio a fine della stagione gli darà poi diritto a un contributo economico da parte nostra, da parte della federazione. Credo che sia molto importante per i bambini partecipare a giornate come queste, perché, come dicevo prima, incarnano davvero lo spirito di quello che dovrebbe insegnare lo sport. Lo sport ti insegna a essere leale, lo sport ti insegna a collaborare. Uno sport di squadra come il tamburello ti insegna che se sei bravo a colpire la palla fai una cosa buona, ma se sei bravo a giocare in squadra è lì che puoi arrivare lontano con i tuoi compagni. Eventi come questo permettono ai ragazzi anche delle piccole province di potersi confrontare con altri ragazzi di altre regioni, di altri paesi, quindi diventa anche non solo uno scambio, diciamo, sportivo, ma diventa anche un po' uno scambio, possiamo definirlo, culturale, no? Ancora oggi incontro in giro per i campi ragazzi oramai cresciuti che si ricordano di quello che facevamo per loro anni fa, che sono magari i campus giovanili che organizzavamo in giro per il Trentino, il Piemonte. E quindi credo che se siamo riusciti a lasciare oggi anche un piccolo semino in ognuno di loro, credo che un giorno potrà diventare una pianta rigogliosa e loro potranno essere buoni giocatori, buoni compagni di squadra e chissà magari anche dei bravi dirigenti di società, e portare avanti l'attività giovanile come abbiamo fatto noi o come stiamo cercando di fare.